Facciamo. Sì, questa stanza è ideale. Sì, buon buon. Allora, la volta scorsa abbiamo visto che il problema tipico di fisica si presenta con un sistema di tanti oggetti di interazione, quindi bisognerebbe trattarlo come un sistema quantomeno di tante equazioni differenziali accoppiate, quindi ovviamente non è facile né trattarlo, soprattutto prima che fosse computer. Immagino che oggi fosse qualcosa, si potrebbe anche dire. Allora, quindi tutto quello che si fa a fisica, matematica e così sono essenzialmente dei sistemi di approssimazione di elementi di approssimazione di sistemi altamente dimensionali. Questo è quello che si fa. Allora, la prima cosa che chiaramente ci può venire in mente è quella di fare equazioni, sistemi differenziali, e deterministiche. Amén.
sicuramente avete studiato l'analisi, i metodi di risoluzione di queste equazioni. Ecco, non ce ne importa proprio nulla in realtà, perché quello che in generale è importante fare è quello che si chiama un'analisi qualitativa delle equazioni. No, chiaramente, se poi sono strasicuro che questa equazione qui mi rappresenta esattamente il sistema che sto studiando, qualcosa che fa tutta l'analisi, no, estremamente dettagliata. Però in generale io ho grandi incertezze, sia sulla condizione iniziale che sui parametri. Quindi quello che mi interessa è sapere che cosa mi posso aspettare qualitativamente dal mio sistema. Penso, devo esplodere oppure lo posso controllare, mi vado da una parte, mi vado da un'altra. No? È raro che, diciamo, a meno come sviluppare un linguaggio debba andare a risolvere esattamente questo. E quindi per fare un'analisi qualitativa comincio a disegnarmi lo spazio delle fasi di questo singolare progetto. Quindi sono condizionati, no? Però alcuni di questi
instabile, questo punto è instabile, questo punto è instabile. Potrei avere anche dei punti che sono stabili solo da un lato e sono quelli in cui questa curva è tangente all'asse. È chiaro che sono punti molto marginali, sono condizioni estremamente specifiche, speciali, no? Lo vedremo poi quando si fanno le biforcazioni. D'accordo? E come ci si arriva qui vicino? Perché io ho disegnato questo flusso, però se volessi essere più pignolo potrei, come si fa con le curve di livello, mettere queste frecce più o meno dense a seconda della velocità con cui mi sto muovendo. È chiaro che qui sono più dense perché è arrivato più grande, qui diventa tanto meno dense piccolo, no? E così dall'altra parte, qui sono molto più dense, qui sono molto più dense, così. Allora, nelle vicinanze di un punto fisso, no, fisso, stabile o instabile, o anche marginalmente stabile, posso fare l'analisi di stabilità, ovvero posso sviluppare la funzione nell'intorno del punto. Quindi pensiamo analisi di stabilità lineare. Allora, chiamiamo in generale con x star un punto fisso, proprietà che è f di x star uguale a 0, per definizione del punto fisso. Mi prendo come condizione iniziale x uguale x star più delta, con delta piccolo. X punto sarà semplicemente delta punto. E quindi posso scrivere delta punto, posso uguale f di x star più delta. Questa è un'equazione differenziale. A questo punto l'idea è di sfruttare il fatto che delta è piccolo per sviluppare questo oggetto qui. Quindi questo qui sarà semplicemente f di x star più delta f' di x star più qualcosa che va come delta quadro. Chiaramente di nuovo sto facendo il caso generico, ci saranno dei casi in cui questo qui è 0 e quindi devo trattarli, ma ci sono proprio i casi in cui c'è la tangente, però non mi interessa il caso generico. Bene, questo è 0 per definizione e quindi ottengo delta punto uguale alla derivata di x star per delta. Dove questa qui è una costante, semplicemente la pendenza. La pendenza di questa curva nel punto di intersezione. Ma questa qui è un'equazione lineare, no? Che è facile risolvere. Questa è una costante, delta punto uguale a costante per delta, abbiamo delta uguale a delta 0 e alla meno e alla grosso compatibilmente con la lavagna. Va bene? Quindi cosa abbiamo ottenuto? Che fatto casi speciali, nel caso generico, quello che conta è la derivata
derivata positiva c'è una divergenza esponenziale, questo è positivo. Se invece la derivata è negativa c'è una convergenza esponenziale. No? E infatti quello che abbiamo qui, i punti con derivata positiva sono instabili, i punti con derivata negativa sono stabili. Che fa in questa maniera, qui
Per R minore di 0 andiamo qua, cosa ho? Ho un punto stabile qui, un punto instabile qui, con un flusso che fa, diciamo, che fa così, e così. Invece per R maggiore di 0 ho un flusso sempre diretto verso l'alto. Allora, a questo punto vediamo come si comportano i punti stabili, che sono questi qui, in funzione di R. No? Cioè io voglio F di x uguale a 0, definizione del punto fisso stabile, allora di R. Quindi cosa ottengo? Ottengo x quadro più R uguale a 0, ovvero x quadro uguale a meno R, x uguale a più o meno radice di meno R. Allora, chiaramente vedo subito che per R maggiore di 0 non ho punti fissi. Per R minore di 0 trovo due punti fissi, che poi posso anche andare a misurare la stabilità, i quali al variare di R seguono, anzi questo qui, per dimostrare che è instabile lo faccio tratteggiato, mentre questo qui lo faccio. Ho tutti i possibili punti fissi e eventualmente qui posso costruirmi il flusso a variare di R. Vedo bene che se io ho un diagramma in questa maniera, che diciamo, normalmente si riporta semplicemente così. Facciamo un altro colore per mettere dove questi sono semplicemente gli assi e il diagramma è semplicemente questo. Questo qui mi dice essenzialmente tutte le informazioni che mi porta qualitativamente al sistema. Cioè, cosa mi dice? Mi dice: ah, se R è minore di 0 ho un punto fisso stabile, no? Però devo stare attenti che non portando oltre questo limite qui, altrimenti mi schizza via. Quindi c'ho un bacino in tutto questo qui, tutto questo è un sistema di bacino di attrazione del punto fisso stabile. Tutto questo qui va bene mappato su un punto di fisso stabile, chiaramente il bacino cambia, no? Qui ho quella che si chiama una biforcazione, anche se in questo caso non si vede molto bene cosa si biforca. Poi vedremo bene in altri esempi. E questa biforcazione in realtà per una nomenclatura che è più adatta ai sistemi di si chiama biforcazione sembra noto. Scusi, come si chiama bacino? Bacino di attrazione, no? Perché tutti i punti che al tempo molto lungo vanno a finire dentro a questo punto fisso qui. Poi anche vedo qua, qui, bacino di attrazione di questo punto fisso stabile. Finito fino a qui, anche qui possiamo fare un paragrafo. Tutto questo è il bacino di attrazione di del punto fisso stabile. Quindi non mi interessa non sapere dove
posso ragionare normalmente per partire da condizioni X negative e alla fine su un punto fisso stabile, appena passa questo valore invece il sistema mi vola via. E quindi ha un comportamento qualitativamente molto differente. Quindi questo linguaggio qui poi è in realtà, diciamo, universale, per cui anche quando poi faremo altri sistemi stocastici cercheremo di estendere il concetto del bacino di attrazione, stabilità, stabilità lineare, bifurcazione e così via. Ora, un altro esempio simile, tanto per capire l'analisi che si può fare anche in un'altra maniera, potrebbe essere questo, cioè x punto, sempre che c'è la nostra prova senza questo esempio, x punto uguale r meno x meno r meno x. Allora, qui posso fare lo stesso giochetto, però è un po' scomodo forse lavorare. Cioè, si possa anche lavorare in un'altra maniera, posso chiamare f di x e alla meno x, g di x e r meno x. E appunto avrò x punto uguale g meno f. Dove g mi cambia con R e F è fissa, per cui posso separare. È un po' più difficile disegnare la mente fissa, per cui la disegno una volta sola, e una parte che si muove con R, ma che è più facile da disegnare, invece che farlo spostare tutta la ruba su e giù, che è più difficile da vedere. Allora, poi dopo quando vado a disegnarmi, sono gente che non ci sono.
abbiamo un altro tipo di forcazione, questa è la forcazione set da nodo, in cui un punto fisso stabile e un punto fisso instabile praticamente si annichilano, vanno a collidere e scompaiono. Un altro tipo di forcazione invece avviene, perciò per un esempio, è più facile guardare, x punto uguale x per r meno x. Come vedete, guardate, allora, attenzione, pronto? Yeah, x equal a r, no?
che negativo e che fa così. D'accordo? X start R. Allora, a questo punto, diciamo, stavolta nella collisione si scarica tra di loro. Questo diventa stabile e questo è instabile. Di nuovo prendo distanza, qui il flusso è sempre così, qui il flusso è sempre così, qui è così e qui è così. Va bene? Questa cosa si chiama, non so perché, transcritica. È un'occasione transcritica, non so perché, due punti fissi, una stabile condividono e si scambiano in qualche maniera la stabilità. Mentre di là scomparivano, qui si scambiano la stabilità. Quindi questa qui
Quindi è stabile. D'accordo? Le altre due soluzioni come sono fatte? Vediamo quindi questa qui in bianco. Qui è negativo e qui è positivo. Qui è positivo e qui è negativo, quindi questi due sono sempre stabili. No? Questo qui, diciamo, è
un certo R, no, aumento R, mi nuovo viene più là, diminuisco R, che è proprio dentro, ma non cambia molto. Questo è sempre positivo R, quindi c'è un R positivo, mettiamolo qua, e diciamo il punto farà qualcosa tipo così. Per questo R positivo, a questo punto, no, questo R positivo è questo blu, mi appaiono qua una coppia, cioè qui c'è una biforcazione sella nota. Ci sarà qualche ondulazione, ma non ci ho aperta, non ci interessa neanche.
comportamento negativo, però negativo, cioè negativo comincia a sentire questo pezzo qui che è alternativo, quindi possa avere un comportamento, la forza del un altro colore, un comportamento così, fino a, se è molto negativo, un comportamento così. Qui però vedete un quadrato, non so, interessante. D'accordo? Quindi, cosa mi succede? Come se ci avessi, vedete qui, due, una specie di coppia di bifurcazione 7-8. In questa maniera, cioè, può essere o ci può non essere il fenomeno senza esteresi,
più fisica della faccenda e parlando di potenziale. Questo lo dico perché spesso e volentieri nei testi fisici, più che questa visione dal punto di vista del flusso, diciamo, di bifurcazione nello spazio delle forze, se volete, no? Si vede quella dello spazio del potenziale, quindi bene saperla. Allora, l'idea qual è? Che un mezzo R x² meno x alla quarta.
è un potenziale che cresca sempre, no? Quindi il sistema stia sempre gonfiando da qualche parte. Questo che cambia per R uguale a 0, la concavità è a 0. E questo pezzo qui è responsabile di queste due nomi. Cioè, qui. Ma V di x di intendi x punto, non il potenziale. No, ecco, questo. Su quello che deriva l'angolo mi dà x punto. L'ordinato di del potenziale. Qui è V di x. No, quindi dico solo, allora, chiaramente se intendo studiare la cosa differenziale, chiaramente non è che mi so scrivere il potenziale, scrivo questo, no? Però in fisica, spesso e volentieri si discute il potenziale, avendo in mente questo tipo di equazione, cioè quando ti dico, come lo vedi questo? Lo vedi proprio come il potenziale, no? Quindi dico, beh, parte da questa parte, però non è bene cascare il punto di minimo potenziale, parte da qui, parte da cascare qui, quindi. In questa situazione qui tutto il bacino d'attrazione, lo vedo bene perché assomiglia proprio al bacino d'attrazione di diciamo, una bocca, e questo è il punto stabile, è molto più facile vedere i punti stabili, no? Torna. Questo qui è un punto fisso instabile, questo è un punto fisso instabile, questo è un punto fisso stabile, se facciamo una nozione che abbiamo fatto prima, no? Questo è un punto fisso stabile. Di nuovo, questo è un punto fisso stabile, questo è un punto fisso stabile, i due punti fissi stabili sono andati a convergere su questo punto, qua. Capito come la vedo, no? E anche l'istesi chiaramente dipende da quanto sono bassi questi rispetto a questo, perché più o meno sulla stabilità c'è cioè più o meno. Se questo sono parecchi più profondi, cioè se anche la situazione è che so, fatta così, io posso avere altre informazioni, posso sapere quanto mi ci vuole per scappare da questo punto, quante fluttuazioni mi ci vuole, che questo punto qui è più stabile di questo, no? Perché è più basso, è il minore, quindi ho altre informazioni in questa visione che non le vedo così facilmente nella visione. Prima, bene, quindi solamente per introdurre un'altra maniera di vedere il sistema. Chiaramente lo interpreto come modo viscoso, non come modo, diciamo, inerziale. Come modo inerziale parto da qui, però arrivo qui, ritorno qui e così via. Come modo viscoso parto qui, arrivo qui, mi fermo. D'accordo? Però potrebbe darvi una maniera diversa di vedere sempre la stessa roba. Però perché qui posso farmi altre domande, cioè quant'è la valenza dell'energia scappare via? Mi sembra che si possa differenziare, almeno però vedo altre cose. Va bene. Con questo si concludono i sistemi 1D. Per i sistemi non lineari, lineari vuol dire che tutti vengono a fare un'altra cosa che non lineare, no? X cubo, X la terza. Intanto facciamo il lineare la volta prossima. Dove
è un vettore, noi dico che veramente x darà un massimo x con 2. Si fa attraverso quello che si chiama l'analisi spettrale, cioè si va a vedere un valore, un valore.
cresce o decresce, a seconda di quanto vale la lambda 1, no? Senza cambiare direzione. Quindi, una volta siamo in due dimensioni, quindi c'è la x1, x2, non è qui il diagramma, diciamo, nello spazio delle fasi, prendo lo spazio delle x in cui devo vedere il flusso. Beh, tecnicamente ho la direzione, mettiamo espandente, sarebbe dire lambda 1 maggiore di 0, questa è la direzione di 1. Poi, da qualche altra parte, se la matrice non è simmetrica, non è detto che siano ortogonali, avrò un'altra direzione magari contraria, questa volta lambda 2 maggiore di 0, questa è la direzione di 2. E il flusso è, se parto qui, vado a finire qui in maniera esattamente simile a come si è fatto prima, no? Se parto qui vado a finire qui, mentre se parto qui schizzo via, e poi veramente posso avere tutti i possibili casi che potete immaginare. Ma che succede se parto da una posizione generica? L'idea è che se io parto con un vettore v qualsiasi, che lo faccio? Mi trasformo v nella base fatta da v su 2, così che ci posso applicare altri vettori e così lo posso trasformare. No? Come si fa? Beh, mi ci vuole una matrice S che è data dalle coordinate che sono i vettori colonna di v1 e v2. Allora, a tilde che è S-1, A, come secondo sempre su quale mettiamo una mela, spero che sia così. Questa qui è una matrice diagonale, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Il che vuol dire che, posso anche scrivere al contrario, che è A è uguale a S a tilde S meno 1. S meno 1 che è anche S trasposta. Va bene, perché questa qui sarebbe la matrice dove ci sono i due vettori in riga. D'accordo? Che per il caso sarà così sarà incontrare. Allora, chiaramente S meno 1 è S trasposta. E quella in cui ho uno trasposto, due trasposto. Torna. Se questo qui lo moltiplico per uno o due, aspetta, che per uno, uno solo, chiaramente questo mi diventa uno, zero. Perché su uno di questo qua, ma cosa per forse solo quando si mette la matrice sono stati così. Solo queste strone si mette la matrice S meno 1 uguale S trasposta, in generale mi ci vuole S meno 1. Prendiamo il caso ortogonale e simmetrico, però è semplice. Va bene, in questo caso sono fatti sono ortogonali, quindi questo mi viene fatto così, e quindi chiaramente qui c'è ancora la matrice che me lo moltiplica per lambda 1, e quando poi lo moltiplico per S mi ritorna fuori 1, quindi vabbè, torna, no? Quindi questo qui solo se A è simmetrico, se no non mi interessa, va bene? Allora però qui va bene S, perché poi qui in ogni caso c'è lambda 1 per qualche cosa. Se ora devo integrare la mia equazione differenziale delta punto uguale a delta, allora guardiamola come se fossero, diciamo, la somma di tanti contributivi, no? Per integrare una somma, cosa mi succede? Devo sommare tante volte
e alla A della matrice è definita come 1 più A per 4, eccetera, 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 4 mezzi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, praticamente ogni componente viene moltiplicata per la cosa, diciamo, così è difficile da vedere, però se io qui ci infilo dentro le coppie S alla meno 1 S, no? E poi di nuovo qui ridotto in maniera accurata, posso trasportare questa equazione nell'equazione dello spazio degli vettori, e quindi mi è tutto molto semplice. Cioè, ciao. Allora, quindi per qui ci voglio fare un po' di attività, per cui ci metto un S alla meno 1, quindi diciamolo, qui ci vuole un S alla meno 1 S, che è quello di identità denominabile. Qui c'è un A e qui c'è un delta. Poi, perché c'è un delta punto, moltiplico a destra tutto per S. Va bene? E basta, direi basta così. Perché cosa ho detto? Qui c'è un attivo. Qui che cosa c'ho? C'ho il prodotto. Cioè c'è una trasformazione di delta nella base degli autovettori, quindi mi dice quant'è la proiezione su una e quant'è la proiezione su quell'altra, e qui lo stesso. Quindi l'equazione qui, mettiamo delta tilde punto uguale a tilde delta tilde, questa qui è separata per le due componenti e quindi mi diventa essenzialmente due sistemi lineari accoppiati tra di loro. D'accordo? Per un Poi alla fine posso ritrasformare tutto nella base di partenza. E qui un'altra visione di questa qui è di dire che questo è uguale a S a meno 1 e alla A tilde di S, dove questo qui è proprio come componenti lambda 1 alla t e lambda 2 alla t. Va bene? Allora, tutto questo giochetto qui serve per appunto disaccoppiare separatamente l'evoluzione nelle due direzioni. Cioè, vedete, parto con il vettore, me lo scompongo sulle due direzioni, guardo cosa succede sulle due direzioni e poi direttamente alla fine di nello spazio in cui da cui sono partito. Allora, quindi a questo punto non ci resta che discutere che cosa succede nei vari casi ai miei autovalori e quindi di interpretare questa informazione. Allora, quindi partiamo dalla nostra matrice di partenza, che abbiamo calcolato nel punto fisso, A. E scriviamo l'equazione caratteristica per trovare il vettore, il valore del vettore, quindi no? A V uguale a lambda V. Questo vuol dire A meno lambda I per V uguale a 0. E quindi devo semplicemente trovare il lambda tale che A meno lambda I C D meno lambda il determinante faccia 0, perché questo sistema no, deve essere e quindi l'equazione è lambda quadro in solo in due dire meno t lambda più t uguale a 0, dove t è la traccia uguale a t più t
che D è determinante, ma uguale a D meno DC. Allora, queste due grandezze qui hanno la caratteristica di non cambiare se io cambio base. Nella traccia i determinanti cambiano, no? E quindi, se chiaramente passo dalla base in cui hai diagonale lambda 1, lambda 2, la traccia sarà anche uguale a lambda 1 più lambda 2 e il determinante sarà anche uguale a lambda 1 lambda 2. Chiaramente la stessa cosa la posso fare trovando la definizione di questa funzione qui, sostituendo al posto di phi e d l'espressione con lambda 1 e lambda 2, trovo esattamente la stessa equazione. Cioè, se io mi scrivessi lambda uguale a t più o meno radice quadrata di 4 meno 4 di diviso 2, che è la soluzione di questa equazione qui, no? Questo lo esplicito per lambda 1 e lambda 2, poi inverto, mi trovo t e d in funzione di lambda 1 e lambda 2 e ritrovo questo oggetto qua. Banalmente, se sono lambda 1 e lambda 2 va via questo pezzo qui, no? E quindi viene t uguale a lambda 1 più lambda 2 e trovare il determinante e fare un po' di lavoro, insomma viene, ah, se io lo faccio prodotto viene a quadro meno b quadro e più t quadro vanno via e mi rimane questo qui, poi c'è un 4 perché è prodotto e quindi mi viene, ok? Allora, quindi cosa succede? Possiamo già cominciare a fare il diagramma in cui le cose importanti sono mettere chi e di, cioè quanto è la traccia e quanto è determinante, e vedete cosa succede. Allora, intanto cominciamo con questa condizione, questo qui maggiore di 0. Questo qui maggiore di 0 è una parabola messa per così, qui è minore di 0. E tutta questa altra parte è maggiore di 0. Allora, però lascio da parte di questo qui. Vediamo cosa succede qua. Se allora, questo oggetto qui è un po' più piccolo di t, no? Vediamo se, perché qui è t quadro meno qualche cosa. Quindi questo è più piccolo di phi, quindi t più o meno questo oggetto qua è 1, ma 1 positivo e 1 negativo. No? Cioè, t è positivo, ecco, vediamo qui prima. T è positivo questo pezzo qui, mettiamo così. T è positivo. Questo oggetto qui è positivo, un po' più piccolo di t, quindi t più qualche cosa sarà ancora positivo, t meno questo qui è sempre positivo perché questo è più piccolo di t. Quindi qui abbiamo due valori positivi e quindi abbiamo una situazione sempre divergente. Ancora siamo una stella. Qui invece cosa abbiamo? Abbiamo t è negativo, questo qui vale solo più piccolo di phi e quindi sono due negativi, no? Quindi qui abbiamo un centro, qui viceversa abbiamo b negativo, quindi questo è più grande in valore assoluto di phi e quindi è lui che cambia il segno, uno è positivo e uno è negativo. Quindi qui abbiamo una stella sempre, magari per fatta incontrare una sempre stella, una stella perché deve essere stabilità vista dall'alto, e quando è potenziale si chiama stella perché si chiama sempre potenziale, poi potenziale è proprio una stella, cioè una parte c'è una dimensione che va verso il minimo, però dall'altra parte scappa via. Quindi una stella che è vista dal punto di vista potenziale. Quindi entriamo.
n se, anzi, no, vediamo una cosa, è la fi omega e alla fi più o meno è omega, non scriverò così per il tempo, ma dove questo qui è il rho, e questa qui è la parte seno, no, più una coseno di un disse. Allora, dopodiché a un certo punto mi interessa, diciamo, e alla lambda t. No? Allora, cosa succede? Se la parte reale è maggiore di 0, questo oggetto qui, diciamo, aumenta, se invece è minore di 0, questo oggetto qua, no, aspetta, però bisogna scrivere un'altra maniera per vederlo. Sì, scriviamo, no, facciamo invece scrivere così, scriviamolo. Scriviamolo direttamente, non in questa maniera, scriviamo direttamente alfa più i o meno di z, scriviamolo così, perché poi è qui che mi viene la parte, la scrittura va bene per le mappe, ma non per i sistemi differenziali. Scrivendolo così, come proprio semplicemente un numero complesso coniugato, no? Uno a parte reale più o meno a parte reale. Quando scrivo così, questo mi viene veramente, ora mi viene e alla alfa più i beta. Per t, no? Cioè e alla alfa b per e alla i beta t. Che a sua volta la posso scrivere come e alla alfa b per che cosa? Coseno di beta t più i seno di beta t. E poi chiaramente a seconda della posizione iniziale devo prendere la combinazione giusta, in vista la posizione iniziale reale, la combinazione giusta per tale che qua voglio immaginare la via quando di questo prodotto insieme. Allora, a questo punto non importa, importa la parte reale, perché la parte immaginaria non fa altro che darmi delle rotazioni. Che abbiamo aumentati, questo è un coseno, qualcosa diciamo che fa delle oscillazioni, no? Globalmente per i due autovettori mi dà delle rotazioni. Quindi questa parte qui è quella che mi fa ruotare, cioè, se non ci fosse questa non cambierebbe nulla il mondo. Questa parte qui mi fa espandere e contrarre. Allora, chiaramente questa parte qui alfa è t, anzi t mezzi, comunque insegna sempre t. Quindi cosa succede? Succede che qui avrò delle spirali divergenti, mentre qui avrò delle spirali convergenti. E quindi questo esaurisce l'analisi di stabilità lineare dei punti fissi, come vedete. Stabile, come si chiama, stella.
questa? No, la centro. Ah, centro. Stella, sella. E questo non so se c'è quei nomi, forse diciamo uno è una spirale. Le spirali divergenti, spirale convergente, non so se hanno dei nomi particolari. Ecco, avviene quando si ha, non so se potrei dire che si ha, avviene quando si ha una visione diagonale minante. Quindi quale? Quel caso lì. No, no, qui devi solo guardare il determinante e la traccia sì. Della tua visione. No? Se la traccia è molto più negativa,